Ciao da Valentina, esperta di strategie social LinkedIn Trainer. Oggi è un video un po' diverso, voglio fare anche dei tutorial che possano mostrare in maniera molto veloce come fare le azioni in particolare su LinkedIn. Allora, molti mi chiedono come faccio a cercare clienti o aziende su LinkedIn. Beh, qui in alto c'è il motore di ricerca dove possiamo andare a cercare, per esempio, una persona oppure un job title. Quindi facciamo il classico esempio, il giardiniere. Ok, giardiniere. Diamo un bel invio. Ok, cosa vediamo? Quali sono i risultati? Qui ci sono delle offerte di lavoro, se siamo interessati a quel job title, quindi è valido anche per fare questa ricerca. Qui ci dice quanti risultati ci sono su LinkedIn per giardiniere. Abbiamo impostato, non abbiamo ancora impostato la località, mettiamo Italia in questo caso. Questo è un motore di ricerca molto potente. Come vediamo, ci dà 3097 risultati. Se volessimo trovarli su Milano, andiamo a togliere la spunta, cioè abbiamo 121 risultati. Quindi in questo caso abbiamo selezionato tutti i giardinieri, ok, o le persone che magari usando un'altra keyword possono lavorare in quel settore. Vi consiglio di utilizzare anche altre, diciamo, aree del motore di ricerca se vogliamo andare a colpo sicuro per vedere dove lavora questa persona in particolare o le persone che cerchiamo. Magari possiamo selezionare anche le aziende, ok? Quindi vogliamo trovare un collaboratore oppure un possibile cliente, andiamo veramente sul sicuro perché, come vedete, è veramente molto molto particolareggiato. Poi possiamo vedere per esempio le aziende precedenti per capire da dove viene. Quindi se vogliamo prendere persone che hanno lavorato in banca e adesso non lavorano più in banca, oppure lavorano in altri settori e adesso lavorano in settori totalmente diversi, andiamo ad impostare le aziende precedenti. Abbastanza semplice. Possiamo selezionare la lingua del profilo, però qui c'è un problemino, nel senso che c'è un bug di LinkedIn che per chi ha aperto comunque il profilo anni fa si è ritrovato fondamentalmente con la versione inglese come versione principale del profilo. Quindi certe volte, se mettiamo solo italiano, potremmo perderci anche degli italiani che hanno il profilo in inglese. Quindi magari selezioniamoli tutti e due eventualmente se vogliamo scremare, ma qualora ci fosse il problema, come vedete non è che cambia poi tantissimo. Togliamo per esempio inglese, ok, quindi ce ne sono veramente pochi, però dobbiamo essere particolarmente attenti a questa, diciamo, a questa scrematura che facciamo. Cosa possiamo fare? Bene, intanto decidiamo se vogliamo contattare persone già collegate a noi e clicchiamo su 1, collegamento di primo livello, e queste sarebbero le persone. Io non ho nessuno in questo caso. Se andiamo sul secondo livello ne troverò 5, quindi collegamenti dei miei collegamenti sarebbero. Se andiamo su 3 più, ovviamente ritorniamo al risultato iniziale, come se non avessimo messo praticamente più o meno le spunte. Quindi avete capito come si selezionano le persone, come andiamo a ingaggiare le persone? Semplice, o ci colleghiamo, se prima magari vediamo il profilo e a questo punto chiediamo il collegamento cliccando qui, aggiungendo una nota e inviando l'invito, ovviamente spiegando perché stiamo contattando questa persona. Testo breve, conciso, possibilmente senza link esterni. Creiamo relazioni di business e non facciamo direttamente pubblicità, perché nessuno vuole ricevere un messaggio del genere. Quindi non inviamo mai messaggi che non vorremmo ricevere noi. Questo è tutto per questo video tutorial di oggi, e ci vediamo domani per il prossimo video. Ciao da Valentina.